brano tratto da E poi venne la libertà di Mauro Livigni, edizioni Bemore, 2019. Capitolo 2. Alla radio non c'è solo musica. Erano passati 5 anni esatti da quando nel 1938 il capo supremo del popolo degli sciocchi, così come amava chiamarlo lo zio Milo, cioè Benito Mussolini in persona, aveva emanato le leggi razziali contro gli ebrei. Fonso aveva cambiato almeno 3 volte lavoro da quando era stato sbattuto fuori dal Ministero Agricoltura e Foresta solo perché era ebreo. Adesso delle sue conoscenze botaniche non sapeva che farsene. Alla fine aveva trovato lavoro solo grazie al coraggio di un suo amico d'infanzia che lo aveva preso nella sua piccola fabbrica di vernici. Doveva occuparsi della pulizia delle vasche di miscelazione. Era un lavoro sporco, faticoso e pagato molto poco, ma che almeno gli permetteva di dare da mangiare alla famiglia e di passare inosservato. Mamma Stea, invece, non cercava più un lavoro da almeno 1 anno. Tutti i no ricevuti da parte dei potenziali datori di lavoro l'avevano gettata nello sconforto. E poi tutti quegli sguardi che riceveva la facevano sentire un animale raro eppure pericoloso. «Non occorre che tu lavori, mia cara, ce la caveremo lo stesso con il mio stipendio», le ripeteva sempre Fonso, nella speranza di tirarle su il morale. Solo lo zio Milo sembrava fregarsene altamente della drammatica situazione in cui gli ebrei erano stati cacciati da quelle assurde e ingiuste leggi. Forse perché non aveva mai amato lavorare, forse perché era abituato a vivere di espedienti, forse perché non aveva mai avuto un lavoro che fosse durato più di alcune settimane, qualunque fosse stata la ragione, lo zio Milo era comunque sempre di buon umore. Non si lamentava mai di nulla, sebbene anche lui, come tutti gli altri componenti la famiglia, aveva perso diversi chili in quegli ultimi 5 anni di privazioni. Berto adorava stare con lo zio Milo, anche perché era l'unico a consentirgli di ascoltare segretamente i quotidiani discorsi del colonnello Buonasera trasmessi da Radio Londra. In realtà di quei discorsi Berto ne capiva solo una parte, ma sapeva che era l'unico contatto che si poteva avere con il mondo reale, l'unico momento in cui si potevano dimenticare le marce dei giovani balilla vestiti tutti di nero che di tanto in tanto passavano rumorosi sotto la sua finestra, la domenica soprattutto. «Ho un regalo per te», gli disse un giorno lo zio Milo, porgendogli un pacco legato con dello spago vecchio. «Cos'è? Aprilo e lo scoprirai». Berto era emozionato al punto che gli tremavano le mani. Alla fine dovette dargli una mano lo zio Milo per strappar via le legature più ostinate. Quando finalmente Berto vide cosa conteneva il pacco, ne fu così contento che diventò muto. Tutte le parole faticosamente imparate a scuola, almeno fino a quando gli fu consentito di andarci, erano totalmente scomparse dalla sua mente. Il suo giovane cervello aveva fatto piazza pulita di verbi, aggettivi, avverbi, articoli, intere frasi, parole facili e parole difficili. Tutto era scomparso nel vuoto prodotto da quella forte emozione. Solo le orecchie sembravano funzionargli ancora, ma non avendo più parole nella testa, non poteva comprendere il significato dei suoni che in quel momento stava producendo la bocca dello zio Milo. Berto tirò fuori il contenuto di quella scatola con estrema attenzione, quasi fosse fatto di fragilissimo cristallo. Chiuse la finestra e lo sistemò sul comò della sua camera, proprio di fronte al suo letto. Osservò l'oggetto amato da ogni lato e da molto vicino. D'un tratto gli tornarono in mente tutte le parole smarrite,
gli aggettivi, gli articoli determinativi e pure quelli indeterminativi, insomma tutto il necessario per costruire una frase degna di questo nome. «Non so che dire», fece Berto rivolgendosi allo zio Milo. «Un grazie sarebbe gradito», suggerì lo zio. «Grazie, zio, è bellissima!» e corse ad abbracciarlo. «Lascia stare quello zio, mi rende vecchio», lo rimproverò Milo scombinandogli i capelli scuri. «Io so tutto di questa radio, sai?» «Certo che lo so, ti ho visto raccogliere ritagli di giornale per settimane». «Si chiama Fido», disse Berto, che ormai non stava più nella pelle. «È una radio Merelli serie Balilla, una delle radio più avanzate e più piccole che ci sono in giro». Poi Berto iniziò a elencare tutti i giornali e le riviste in cui l'aveva vista reclamizzata. Conosceva pure il suo prezzo. Ci volevano ben 647 lire per averla. Una fortuna per uno come Milo. «Stai tranquillo, non è nuova, me l'ha venduta un amico», si affrettò a dire Milo interpretando i pensieri del nipote. Dove avesse trovato i soldi per acquistarla, nessuno in famiglia lo seppe mai. Ma a Berto tutto questo non interessava. Prima la bicicletta rossa, adesso una radio tutta sua. Cosa poteva desiderare di più da un bar mitzvah? Non gli importava di non aver potuto sentir cantare a squarciagola papà Fonso e lo zio Milo. E nemmeno gli importava che le ballerine russe erano state solo il frutto della sua immaginazione. A Berto non importava nemmeno di aver ricevuto due splendidi regali come quelli che adesso si trovavano nella sua stanza. Per lui contava solo avere tutta la sua famiglia accanto. Comunque, lo zio Milo aveva cantato e come, ma solo bisbigliando per non farsi sentire da quell'impiccione del piano di sotto. Altro che colpi di scopa al soffitto avrebbe dato. Avrebbe chiamato la polizia e la festa sarebbe finita davvero male per tutti. Pure per Berto. Adesso però, in camera sua c'era una splendida radio che accese subito per sentirne la voce. Lo zio Milo ne approfittò per dedicarsi ad altre attività, per lo più leggere vecchi libri e bere enormi bicchieri d'acqua immaginando fossero limonata. Berto si avvicinò alla radio come si fa con un insetto raro che è necessario maneggiare con cura. La accarezzò e la sfiorò, mentre a bassa voce elencava le sue caratteristiche tecniche con precisione da ingegnere delle telecomunicazioni. Prodotto da Magneti Marelli dal 1939 al 1940, quindi questa al massimo può avere 4 anni. Sono onde medie, alimentazione a corrente alternata, altoparlante elettrodinamico di 10 cm, valvole fibre modello GT, materiale di costruzione bachelite. «Sai bene che non possiamo tenere una radio», disse Fonso a Milo con tono severo. «Vorrà dire che la nasconderà come fai tu», rispose Milo. Fonso si avviò verso la stanza di Berto senza dire una parola. «La conosci davvero bene, eh?» chiese Fonso, comparso nella stanza del figlio. «Sì, molto. Ma so molto di più, sai!» «Sai già dove nasconderla. Lo sai che se ci scoprono passiamo i guai, vero?» «Sì, papà. La metterò sotto il letto». «Non mi sembra un posto molto sicuro. Poi ne troveremo uno insieme, ti va?» «Certo, papà. Grazie!» Berto, di nuovo solo, fece girare dolcemente la manopola di Fido alla ricerca del suo programma musicale preferito. Si sentì uno sfrigolio e poi delle voci di uomini che parlavano una lingua che Berto non conosceva. Alla fine, come per magia, arrivarono le prime note di Marianna, la sigla del programma musicale che cercava. Mentre l'orchestra cetra suonava, la radio cominciò a diventare sempre più grande davanti agli occhi allibiti di Berto. Diventò talmente grande da occupare ben presto gran parte della stanza. Berto non poté sottrarsi in alcun modo alle conseguenze di quella inesorabile espansione e fu letteralmente inghiottito dalla radio attraverso i minuscoli fori della griglia che copriva l'altoparlante elettrodinamico. All'inizio fu difficile passare dalle strette fessure orizzontali della cassa di bachelite,
perché non erano grandi abbastanza per Berto. Alla fine, la sua testa riuscì a scivolare dentro. Berto si ritrovò a passeggiare incredulo tra le quattro valvole della radio, diventate enormi anche loro. Schiacciò il suo naso sul vetro per osservare più da vicino la piccola luce che tremolava al suo interno e mentre la musica andava avanti, Berto si perse tra l'intrico di fili rossi e bianchi e staffe di sostegno di cui era composta la sua amata Fido. Fece attenzione a non toccare nulla di quello che aveva sotto gli occhi per evitare di interrompere la magia della musica che fuoriusciva dall'altoparlante. Andò ancora un po' in giro, tra quell'ammasso di rame e guai inesolanti, alla ricerca della risposta alla domanda che da sempre gli frullava in testa. Come faceva quell'aggeggio a sfornare i suoni che lui amava tanto? Immerso nelle sue domande senza risposta, Berto non si accorse che la musica volgeva al termine e che la radio, piano piano, stava per tornare alla sua dimensione originaria. Una ventina di centimetri di bachelite marrone dagli angoli smussati. Berto, con la stessa fatica con la quale era riuscito a farsi inghiottire dalla radio, riuscì a uscirne, anche questa volta illeso, ma molto più deluso. L'esplorazione era terminata e adesso non rimaneva che tornare alla vita di ogni giorno. La musica, però, non era l'unica cosa che la radio trasmetteva. C'erano le notizie sulla guerra che ancora si combatteva in tutta Italia. Una di queste, in particolare, avrebbe cambiato la vita di Berto e quella di tutta la sua famiglia.